Pizza express alta, soffice, con bordo croccante. È davvero irresistibile. Prepararla è semplicissimo. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato. Prendiamo un bicchiere di acqua, aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e 10 g di lievito di birra. Meglio se l'acqua è calda. Quindi in una ciotola capiente inseriamo 400 g di farina zero, il lievito sciolto in acqua e iniziamo ad impastare. Quindi prendiamo altri 60 ml di acqua calda, aggiungiamo 10 g di sale e lo aggiungiamo al nostro impasto. Incorporiamo fino ad ottenere un impasto molto morbido. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare per 2 ore. Dopodiché il nostro impasto sarà più che raddoppiato e morbidissimo. Una teglia, carta da forno, un pochino di olio e iniziamo a stendere la nostra pizza direttamente nella teglia senza sporcare il piano di lavoro. Quindi in una ciotola mescoliamo 350 g di pomodoro, olio, sale e origano. Condiamo la nostra pizza. Lasciamola riposare per una mezz'oretta e dopo inforniamo a 250 gradi per 20-25 minuti. Dopo possiamo inserire 400 g di mozzarella tritata e la facciamo sciogliere in forno per circa 2 o 3 minutini. Eccola qui, la nostra pizza è finalmente pronta. È davvero morbidissima. Se volete potete aggiungere in superficie qualche fettina di prosciutto crudo, così come ho fatto io. A me per esempio non piace aggiungerlo in cottura perché diventa troppo salato e poi il sapore non mi piace più. Se questa ricetta vi è piaciuta, ricordate di lasciare un like a questo video per sostenerlo, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per stare sempre aggiornati sulle mie nuove ricette, tanto è tutto gratis, e venite a trovarmi anche su Instagram. Vi aspetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi auguro un bellissimo fine settimana. Ciao e alla prossima e fatemi sapere se proverete questa ricetta perché davvero è buonissima. La pizza risulta alta, sofficissima, ma esternamente anche leggermente croccante. Ciao, alla prossima ricetta!